Pieschieri di PFT, area manager. Esatto. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Allora, siamo qui alla Fiera degli Elettrici. Sicuro. La vostra presenza in questa fiera, come si caratterizza? E tra l'altro è la prima fiera dopo tanto tempo. Assolutamente, ed è una bellissima opportunità, infatti ringraziamo appunto gli amici elettrici per questo invito. E senz'altro è un gradito ritorno, perché segna appunto un'opportunità per ritornare ad una relazione un po' bidirezionale, diciamo, no? Tra fornitore e distributore, che fino adesso effettivamente ci è mancata molto. Per noi è estremamente importante, perché appunto il fatto di dialogare con il gruppo MC, che è estremamente radicato sul territorio, ci dà la possibilità anche appunto di veicolare meglio, di bucare il mercato con tutta una serie di prodotti e di soluzioni che noi stiamo lanciando anche in questo momento. Effettivamente questi sono con l'MC abbiamo dei partner con i quali stiamo lavorando da tempo e che effettivamente ci danno la possibilità di spiegare agli installatori, arrivare proprio agli installatori nel modo migliore. Eccoci con Elisa Barbuiani di Elematic. Buongiorno Elisa. Buongiorno Giancarlo. Di Elematic? Telematic. Benissimo. Elisa, allora, qui questa fiera di MC Elettrici è intanto il grande ritorno. Assolutamente, siamo molto contenti che finalmente, insomma, dopo 2 anni di stop siamo riusciti a tornare alla normalità, quindi contenti di aver avuto questo invito, di aver potuto, insomma, partecipare a questa riunione in mattinata e poi appunto il contatto con tutti i vari associati per poter presentare le novità, i prodotti e per parlare, insomma, di business dopo tempo che si lavora da remoto e che non ci si sia visti. No, assolutamente. Però secondo me l'incontro di persona ha quel certo non so che aggiuntivo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Insomma, tornare a parlare vis-à-vis è assolutamente un plus. Ecco, anche semplicemente bere un caffè o mangiare insieme è sempre bello. Sì, signor Vimex. Mario, ci rivediamo finalmente. Sì, oggi è una giornata positiva sotto tutti i punti di vista. E qualche segnale positivo mi pare che il mercato lo stia dando, con una compagine come quella degli elettrici, che ha le sue caratteristiche specifiche, quindi con tutte le sue ragioni sociali, d'accordo, diffuse su tutto il territorio italiano, quindi con differenti... Molto interessante per te. Molto interessante per la nostra azienda questa cosa. E poi c'è da dire un altro fatto. Sono stati trattati dei temi che ultimamente non vengono tanto trattati, perché il punto di vista di chi è un po' più piccolo o è un medio forse coglie qualche sfumatura in più o qualche margine di miglioramento. Quindi si è parlato di tante possibilità legate alla multicanalità, alla digitalizzazione, alle nuove forme di vendita, eccetera. E poi c'è da dire un ulteriore fatto, che loro sono sempre capaci di fare un po' fatti sentire un po' a casa, posso dire questo? Sì. Ma abituati a parlare con i big del mercato, adesso ritrovarsi con aziende più piccole. Noi ci troviamo molto bene anche con aziende di questo taglio, anzi, poi c'è un rapporto pluridecennale, abbiamo molta fiducia anche nelle persone qua che rappresentavano non solo le loro aziende, ma il consorzio MC, che è sicuramente un player di riferimento. Buongiorno Orbis. Allora, buongiorno a te, Giancarlo. Il ritorno alla normalità, cioè l'incontro quasi normalità. Con i distributori. Perché dici quasi? Quasi normalità, perché chiaramente ci sono un sacco di
mascherine. Sì, le mascherine, il fatto comunque di avere tutti i green pass e poi avere le cautele che bisogna avere in questo, in queste situazioni. Però devo dire la verità che è stata un'emozione abbastanza forte, perché dopo due anni di lontananza, di lontananza, è bello rincontrarsi, rivedersi. Sembrava quasi una mezza festa, nel senso che comunque il clima era un clima. Sembra una rimpatriata, ma in realtà è un ritorno. Sì, sembra una rimpatriata tra vecchi compagni di scuola. Di conseguenza l'ambiente era molto caldo e, diciamo così, molto allegro. È un clima, diciamo, positivo. Un bel clima. Va bene, comunque da oggi ufficialmente si è tornati on the road. Sì, sì, siamo felici, speriamo che questo qua sia il primo di una serie di eventi che si possono realizzare da qua nel 2022. Credo che la maggior parte dei nostri clienti si stia organizzando per poter tornare a fare questo tipo di attività. Speriamo in bene. Alla fine di questa giornata intensissima, Salvatore, è il momento di fare il punto. Intanto vi faccio i complimenti, perché ci voleva qualcuno che desse il primo colpo. Io l'ho detto fin dall'inizio che voi avete avuto il coraggio di essere i primi a ricominciare, e quindi complimenti. Ma ora ti do la parola, perché tu devi trarre le conclusioni, cioè dire se è stato un successo oppure no, e già credo di sapere la risposta. Allora, innanzitutto grazie sempre per l'opportunità che ci dai. Allora, è stato sicuramente un successo dal punto di vista soprattutto personale, nel rivedere tutti i nostri soci e tutti i nostri fornitori tutti insieme dopo tanto tempo. Sicuramente questa sofferenza e questo momento così particolare ha aumentato, no, questa voglia di incontrarci, di confrontarci. Devo dire che siamo molto contenti. Sicuramente l'anno prossimo la prospettiva è quella di vedere molte più persone, con la partecipazione anche dei nostri clienti, però questo è un punto di partenza. Anche perché, adesso dobbiamo dirlo, l'incaria continua. Assolutamente sì, infatti il 2022 sarà una l'incaria a, diciamo, a 360 gradi, con tutti i nostri clienti, con sempre i nostri partner fornitori e con tante belle novità che verranno presentate. Sì, però adesso la fiera continua online. Assolutamente sì, dal 15 di ottobre ci saranno tutta una serie di attività promozionali che verranno ovviamente proposte sul nostro portale. In più, come ti dicevo l'altra volta, webinar, tutta una serie di informazioni che ci permetteranno di essere sempre collegati con l'industria e con i nostri clienti per dare delle opportunità sempre più vantaggiose. Ho capito che non ci lasceremo mai. Ma non ci lasceremo mai, e soprattutto credo che, no, questa situazione ci fa capire una cosa importante, che la differenza la fa sempre l'essere umano. Quindi ne mettiamo sempre al centro questi, diciamo, questi prodotti che ci permettono di interagire, no? Internet, tutta una serie di cose servono, ma non dimentichiamoci che siamo fatti di carne ed ossa, quindi per noi è molto importante relazionarci, confrontarci, e devo dire che oggi è stato un momento molto importante, perché abbiamo toccato pochi punti, ma punti dove ci siamo trovati d'accordo sia con il mondo dell'industria e anche con i nostri soci. Devo dire, quasi paradossalmente, in un momento di forte ripresa ci siamo messi in discussione, portando, no, sul piatto dei temi che secondo me, se ben affrontati e gestiti, porteranno questo gruppo e i nostri fornitori ad avere un ruolo primario in questo mercato. E approfitto, visto che l'hai detto, per dire che avete messo una pulce o più pulci nell'orecchio dei vostri fornitori con iniziative nuove, direi. Sì, diciamo che noi veniamo da un'esperienza dal punto di vista soprattutto logistico ormai ventennale da parte del nostro magazzino centralizzato, dove abbiamo anche un modello di collaborazione con un fornitore primario, dove ci permette di gestire, dove gestisce in modo autonomo tutte quelle che sono le scorte di magazzino in funzione di tutte le attività che loro stessi mettono sul mercato. Quindi la nostra proposta è proprio quella, no, insieme ai nostri fornitori primari, quella di gestire e razionalizzare le scorte in funzione anche delle esigenze del produttore stesso, delle campagne pubblicitarie, quindi sempre in modo più mirato. Quindi questo per noi è il futuro, per essere pronti a dare quel servizio che la nostra filiera si aspetta. Bene, grazie Salvatore. Grazie a te.
non so cosa darti appuntamento, a presto. Io direi a prestissimo al prossimo anno. Grazie. Grazie.